La domanda che, diciamo, volevo fare era legata, cioè, polisemia, ma un esempio di totale non polisemia, per esempio la lingua in 1984, dove tutti Ah, i sì, la termini esagerati neolingua. vengono, la neolingua, vengono eliminati, schiavitù e libertà, ignoranza e forza, guerra e pace. Questa potrebbe Sì. essere la lingua da mitica, quella dove si tolgono tutti gli elementi, o no? La famosa lingua base. Sì, vabbè, una lingua universale o è una lingua che uno pensa che esprima perfettamente la realtà e la rispecchi perfettamente, o una lingua imposta, e quindi questa è una forma di totalitarismo, certo. Quindi ci sono interpretazioni del mito di Babele proprio in questo senso, cioè che Dio, distruggendo la torre di Babele, ha inteso impedire la totalizzazione e quindi che una cultura prevalesse su tutta la terra, no? Le forme di totalitarismo in genere passano anche sempre anche dalla lingua. Cioè abbiamo visto il fascismo ha tradotto persino i nomi propri, la traduzione dei nomi propri, no, perché i nomi propri in genere non si traducono. Però una lingua totalitaria, totalmente autarchica, no? Che vede la traduzione come un pericolo, perché la traduzione è comunque un pericolo identitario. Questo è uno degli aspetti della questione, cioè tradurre mette in comunicazione con un'altra cultura e quindi mette in discussione anche la propria identità, o forse la fa capire meglio dal punto di vista dell'altra cultura, ma appunto questo fa intendere comunque l'identità come un concetto relazionale. Non può esistere un'identità totalmente autarchica, questa è la morte, nessuna cultura sopravviverebbe in una condizione del genere, come nessun essere vivente sopravvive in una maniera totalmente autarchica. Cioè, questo diventa una totale identificazione tra il pensiero, le cose e le parole, ma noi sappiamo che questi tre elementi non sono totalmente sovrapponibili. No, Rispetto cioè. all'identità, rigiro di nuovo la pensata. Gayatri Spiva Ah. ha detto una cosa bellissima, dice appunto che la lingua è uno dei modi che abbiamo per definire la nostra identità Sì, e uno certo. dei modi migliori per andare oltre la nostra identità è entrare nella lingua di altri, Certo. sia attraverso la lettura sia attraverso la traduzione proprio, Esatto. no? Sì. Quindi è anche un'espansione dell'identità Sì. propria nella lettura e nella traduzione. Certo. Umberto Eco diceva sempre in questo libro, La ricerca della lingua perfetta, che l'identità dell'Europa è la traduzione, perché proprio in maniera statutaria l'Europa ha scelto di essere una comunità di 27 lingue, non so quante sono, cosa che crea dei problemi chiaramente, perché non è che dobbiamo nasconderci, ci sono dei problemi di carattere Crea anche pratico. lavoro però. Come? Crea anche lavoro. E anche crea tanto Guardo lavoro. sempre il lato Sì, positivo ma delle questo anche è giusto, questo è anche cose. giusto. Però l'Europa comunque è una comunità di traduzione, perché, che crea tanti problemi, perché tutti i documenti vengono tradotti ufficialmente ormai in tre o quattro lingue, quelle più importanti, però di fatto lì vengono tradotti in tutte le lingue europee. Però questa è una Appunto, allora, difficoltà di fatto, ma è anche una ricchezza. questa difficoltà cosa ci insegna come Cioè stare io quello, sul no, nostro quello che stare al voglio dire è un po' mondo? quello che diceva lei, che secondo me è giusto difendere la propria lingua, no? Perché comunque ha un aspetto identitario, ma questa identità secondo me deve essere sempre fatta in funzione della traduzione, cioè non trovo giusto che ci sia un appiattimento su una sola lingua per motivi puramente pratici. Stiamo brindando a questa Ma come dire, è giusto che ci sia questa pluralità di lingue, perché l'identità in fondo è sempre soltanto di carattere differenziale. E non è possibile pensare che si possa essere quello che si è soltanto restando nel proprio paese. Ortega e Gasset diceva che tradurre è come fare un viaggio all'estero. E lui lo diceva anche per ragioni politiche, perché era in esilio in Argentina quando ha pubblicato questo suo articolo che si intitola Miseria e splendore della traduzione. E diceva è come fare un viaggio all'estero, perché lui da esiliato nella traduzione vedeva proprio la possibilità di andare altrove, visitare un altro paese. Si tornava alla questione dei sistemi totalitari che tendono appunto a rendere autarchica anche la lingua e a impedire semplicemente questa percezione che ci sia dell'altro, altre lingue, altri paesi, altre culture. Una considerazione un po' a chiusura, non lo so se può essere. C'è un film di fantascienza, non so se avete visto, Arrival? Cloud Atlas, non Ah, no. so se lo conoscete, No. che comincia con questa, diciamo, scena che sembra nella preistoria, con questo personaggio che parla un po' senza verbi, tutto all'infinito.
alla fine del film ti rendi conto che questa scena non è nella preistoria, ma è nel futuro post-apocalittico. E dove la lingua però è immaginata come un ritorno all'origine, quindi che la fine sia l'inizio e così via, un ciclo. Chissà, solo il tempo potrà. Di fatto le lingue, è vero che una lingua comune, ma nello stesso tempo divide, e anzi, genera incomprensione. Questo è un dato di fatto. Certo. Quindi volevo sentire ribadire di più come si approccia di fronte a questa ostilità, spesso, nel senso di non ospite, ma di ostile, cioè di nemico. Quando diventa conflittuale, chiaramente. Ma parte. Io penso che una persona che conosce tante lingue riesce ad essere meno conflittuale di una che ne conosce di meno. Cioè, di per sé, uno che fa tante esperienze, uno che conosce tante lingue, ha una mentalità molto, molto più aperta, per cui insomma, riesce a capire le differenze degli altri e a valorizzarle come tali. E chi, secondo me, è più chiuso nel suo provincialismo, diciamo così, culturale e linguistico, che più facilmente magari anche una differenziazione linguistica la trasforma in un conflitto. E quindi per sé, secondo me, la traduzione è, quindi più lingue si conoscono, cioè si ha esperienza di traduzione, più si sa che è un'esperienza di apertura mentale, secondo me. Ma perché allora, secondo te, nella Bibbia questa storia della Torre di Babele viene vissuta come una caduta? Perché viene presentata in questo modo, cioè viene presentata come se fosse una dispersione, una disseminazione per la terra e quindi come confusione. Come confusione, perché Babel significa confusione. Perché poi non si capivano più tra di loro, questo. Non potevano comunicare, quindi ovviamente il rischio della guerra, del conflitto. Però il problema giustamente è se il conflitto si evita ripristinando la lingua unica, no? Come diceva Leibniz, come insomma c'era in tutti questi progetti per cui bisognava superare la differenza delle lingue, o se il conflitto si supera, come io penso, comprendendo esattamente queste differenze. Cioè più uno riesce a capire altre lingue, meglio capisce le altre persone. È l'unico modo, secondo me. Però a livello religioso non è risolto. Non è risolto né a livello religioso né a livello scientifico. In effetti questa domanda, cioè, è rimasta in sospeso. E della verità che ne facciamo? Ecco, questa domanda è rimasta in sospeso dall'inizio, perché a quel punto uno si chiede se è possibile, no? In quale lingua si deve esprimere la verità, e quindi che rapporto c'è tra la lingua e la verità, tra la lingua e il pensiero e di conseguenza la verità.